La carenza di personale medico, dunque la situazione precaria che ne deriva dal punto di vista della sanità pubblica, è stata al centro di un incontro all'Aula Magna del Bo, storica sede universitaria di Padova, dove non c'erano soltanto personalità del mondo della medicina e delle istituzioni al tavolo dei relatori. L'incontro è nato nel segno della provocazione, lanciata dal professor Mario Bertolissi, docente di diritto costituzionale all'Università Euganea, che ha proposto un contributo, soprattutto simbolico dei cittadini, per finanziare le borse di studio della medicina specialistica. Cerco di immaginare quale può essere la soluzione migliore, più onnicomprensiva se vogliamo, più lata, di problemi pratici di fronte ai quali ci troviamo. Credo che separare nettamente, come si fa, l'ente che deve gestire un dato settore come la sanità e che ha le competenze relative, dai cittadini sia un'operazione che non genera i frutti che potrebbe generare. Non sto dicendo con questo che bisogna portare in piazza i problemi tecnici, per così dire, ma bisogna però far capire al cittadino che deve essere partecipe, nel senso che qualcuno dovrà pagare i costi di quello che si deve fare, ma che va a suo beneficio. Allora, questo non lo si fa impartendo lezioni astratte, è necessario i presupposti per obbligare ciascuno a pagare. Nell'ipotesi di cui oggi noi abbiamo discusso, cioè la carenza dei medici, carenza di borse di studio per gli specializzandi e via di questo passo, questo problema implica la disponibilità di risorse ed io ho proposto di chiederle al cittadino, si tratta di piccole somme, dice ma non possiamo trovarle altrove. No, non mi interessa che si possano trovare altrove, perché se arrivasse un redivivo Onassis e si risolvesse questo problema non avrebbe risolto il problema più grande, di far capire che ti devi interessare della cosa pubblica. La valutazione della Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. Col suo saper fare e saper presentarsi, il professor Bertolissi è sempre molto motivante. Allora, io credo che però non sia un problema di fiscalità, non sia un problema di ulteriori prelievi fiscali. Io credo che se vogliamo affrontare il problema, se lo riteniamo un problema emergenziale, le risorse si trovano. Questa regione le può trovare, questa regione secondo me è in grado di affrontare il problema. Non parliamo di investimenti miliardari, stiamo parlando di qualche milione di euro. E credo che per la salvaguardia della salute e delle prestazioni anche, delle liste d'attesa, dell'offerta di servizi, per la nostra popolazione questo sia assolutamente prioritario. La proposta di Bertolissi riguarda anche l'istituzione di un tavolo permanente costituito dagli attori del progetto, ovvero istituzioni, università e politica. Il tavolo, vogliamo dire permanente, con riunioni periodiche, metta quello che vuole. Fa coloro che sono i protagonisti del senso della responsabilità innanzitutto, delle vicende che riguardano la tutela della salute, secondo me indispensabile. Innanzitutto è luogo di incontro, di scambio di opinioni, di discussione e la si finisce con un vezzo, e cioè di far credere che si è monopolisti della verità. Per dopo spiegare a distanza di tempo che la decisione presa prima era la più giusta e la migliore di quelle possibili, salvo constatare poi che era sbagliata. Ma naturalmente poi si spiegano le ragioni perché era sbagliata e uno pensa che facendo in questo modo diventa giusta. No, una decisione sbagliata rimane sbagliata anche se tu offri tutte le giustificazioni possibili. Rimane giusta per definizione quando tu hai fatto tutto il possibile perché fosse la decisione giusta. È chiaro che dopo può essere anche sbagliata, ma solo il mona non sbaglia, come si dice. Quindi il saggio sente, ascolta, fa e dice abbiamo fatto tutto il possibile. Ecco, un tavolo permanente per poter dire che abbiamo fatto tutto il possibile per non sbagliare. La Regione Veneto, come sempre, fa delle proposte pragmatiche, concrete. Noi abbiamo chiesto ai due ministeri che i medici vengano assunti a 25 anni, i medici laureati in medicina, quindi assunti nelle nostre strutture a tempo determinato, poi se si chiami contratto a termine, contratto a te, insomma poi insomma, contratti, termini tecnici li definiremo, e da dipendenti, da assunti, noi ci impegniamo a pagare la
le scuole di specializzazione presso le nostre due università di Padova e di Verona, oppure presso anche altre università. Questa richiesta ufficiale, formale, che non comporta nessuna spesa per lo Stato, ci facciamo carico noi del nostro fabbisogno di pagare lo stipendio ai nostri specializzandi, ci è stata rigettata. Noi riteniamo che questa sia la strada giusta, oppure, come vi ho fatto vedere, vi ho dimostrato, oggi lo Stato per formare un medico spende 500.000 euro, poi ogni anno 1.500 medici rimangono per strada perché non possono ottenere la borsa di specializzazione perché lo Stato ne mette solo 6.000 perché dice che non ha i fondi. È come se la Ferrari costruisse 6.500 macchine e poi 1.500 di queste macchine le tiene in cortile perché non ha i soldi per comprare le gomme. Ecco, noi ci proponiamo di pagarle noi le gomme di queste Ferrari. I sistemi sanitari delle regioni del nord, non metto il Veneto, metto anche la Lombardia, l'Emilia Romagna, stanno curando mezza Italia, c'è mezza Italia del sud. Se crolliamo noi, crolli il sistema sanitario italiano. Quindi noi non è che facciamo questo discorso solo per i veneti, facciamo questo discorso certamente per i veneti e per tutti i cittadini di altre regioni che vengono a curarsi qui da noi, sia nelle strutture pubbliche sia nelle strutture private accreditate. E quindi questo è un vero grande problema. Nei prossimi 10 anni si prevede che usciranno dalle università italiane circa 45.000 medici specialisti e 30.000 di medicina generale. Abbiamo detto oggi in questo convegno che l'università non può far fronte con le proprie capacità formative ai numeri che abbiamo delineato. Dobbiamo trovare delle soluzioni diverse, sempre con l'università che coordina ovviamente il processo formativo, ma i luoghi dove si fa formazione dovranno anche essere altri, ospedali accreditati per alta specializzazione, per elevato livello formativo, di capacità formativa, distretti e poliambulatori di medici di famiglia per quanto riguarda la formazione dei medici di medicina generale. È un modello che deve essere approntato subito, è un problema che va affrontato immediatamente, perché a rischio è la sopravvivenza di questo sistema come l'abbiamo conosciuto noi, equo, solidale e soprattutto la qualità dell'offerta di servizi. Quindi poniamo duramente, in maniera molto pressante, questa questione. Siamo una delle medicine eccellenti in Europa. Il problema è che per mantenere questa eccellenza ci vuole una formazione adeguata, quindi ci vogliono investimenti perché l'università possa pianificare la formazione non solo numerica ma qualitativa dei medici, e ci vogliono degli investimenti strutturali, ed è per questo che noi vogliamo un ospedale nuovo che sia garanzia dell'integrazione tra didattica, assistenza e ricerca, e sia proiettato a quello che è stato detto, un ospedale di livello internazionale che dia però risposte anche ai cittadini padovani e veneti. Per concludere, ma anche in tempi, come dire, di vacche magre, è auspicabile la creazione di una infrastruttura che costerà molto? Sì, perché questa struttura appena messa a regime ci consentirà di ridurre le spese correnti che oggi sono dovute alla dispersione, alla mancata integrazione, alla duplicazione. Quindi se questa è la preoccupazione, possiamo già dire che è una preoccupazione inesistente. L'investimento iniziale si risolve in una progressiva diminuzione di costi ingiustificati. Che il convegno arrivasse a toccare lo spinoso tema del nuovo ospedale di Padova era inevitabile. Che questa città abbia bisogno dell'ospedale credo che siano d'accordo tutti. In questo momento i contatti sono tra il sindaco e il presidente Zaia. Quando i due politici avranno deciso che entreranno in campo i tecnici, io sono qua. Ho dato il mio contributo all'epoca in cui si parlava di Padova Ovest, ho dato il mio contributo all'epoca in cui si parlava di Padova Est, ho dato il mio contributo all'epoca in cui si voleva fare nuovo su vecchio. Io sono un dipendente della regione, quando Zaia mi dirà cosa vuole da me, io sono a sua disposizione, certamente sono un suo dipendente. In questo momento la partita è tra Zaia e il sindaco di Padova.
la politica deve fare le scelte. Qui c'è un sindaco che è stato eletto, ha avuto un mandato, c'è un presidente di regione che anche lui ha un mandato importante. La politica deve decidere dove fare l'ospedale. Poi entreremo noi tecnici, discuteremo con l'università. Questo è un ospedale universitario, ha delle caratteristiche diverse dagli altri ospedali, deve contenere gli spazi per la didattica, gli spazi per la ricerca, gli spazi per gli studenti, per le cliniche, le alte specialità, le altissime specialità, eccetera. Quindi noi dobbiamo costruire un ospedale che sia un punto di riferimento per l'Europa. Non possiamo pensare al Veneto. Questo è un ospedale che si alza e guarda all'Europa. Guardate che c'è la mobilità transfrontaliera, sempre di più i pazienti oggi si orientano, c'è internet, si informano, la gente va a curarsi dove è curata meglio. Con l'alta velocità che sta passando per i nostri territori, un domani dalla Francia arrivano qui in 3 ore, arrivano qui con gli aerei, arrivano qui in 5 minuti, insomma noi dobbiamo avere un respiro europeo. Poi dove si fa l'ospedale, credo che il sindaco di Padova deve dire la sua e il presidente della regione deve dire la sua, perché questo non è l'ospedale, ecco, la cosa è che questo non è l'ospedale di Padova. Questo ospedale a Padova, ma dei veneti e con un respiro europeo.